Ciao amici, un uomo che viene derubato da un mendicante, un altro che lascia cadere il suo telefono nella fossa dei coccodrilli, un impiegato che fa cadere uno scaffale di bottiglie, oppure un saldatore che si ritrova intrappolato tra due sbarre di ferro. Se pensi di aver trascorso una brutta giornata, ce ne sono di quelli che hanno trascorso una giornata peggiore. Ecco delle persone che hanno avuto una bruttissima giornata. Quest'uomo stava gironzolando in un parcheggio vuoto quando vede un'auto meravigliosa, un bolide impressionante che ha fatto nascere in lui l'idea di rubarlo. Il criminale ha quindi afferrato un grande mattone e lo ha lanciato sull'auto per tentare di rompere il finestrino, una vecchia tecnica che nella fattispecie avrebbe dovuto funzionare con qualsiasi auto, ma quella che aveva davanti a lui non era una qualsiasi, era un'auto di lusso, blindata, quindi impossibile da penetrare, cosa che fa in modo che lanciando un mattone sui finestrini, quest'ultimo cada per terra senza causare il minimo graffio all'auto. L'uomo ha poi tentato di fare la stessa cosa con una grande pietra, ma invano. Alla fine ha abbandonato l'idea di rubare l'auto e il minimo che si possa dire è che è stato molto disgustato nel non aver potuto raggiungere il suo obiettivo. Un ragazzo si stava divertendo con degli amici in un giardino. Uno di loro filmava con il suo telefono mentre l'altro era serenamente seduto su una sedia. Il ragazzo voleva preparare una trappola al suo amico seduto, facendolo cadere dalla sua sedia. Mentre si è tirato indietro, si è discretamente messo dietro di lui e improvvisamente si è lanciato nella sua direzione per dare un calcio violento a uno dei piedi della sedia, per far sì che quest'ultima si spezzasse e che il suo amico cadesse per terra. Eccetto che la trappola non si svolgerà come previsto, perché spezzando il piede della sedia, stranamente, quest'ultima è rimasta stabile e il suo amico non si è mosso di una virgola. Invece il ragazzo è letteralmente crollato a terra, un colpo terribile di cui si ricorderà finché durerà il livido sul suo di dietro. Il tuo telefono, vecchio di 5 anni, inizia a rendere l'anima. Vuoi comprarne uno nuovo, ma sei purtroppo un po' stretto dal punto di vista finanziario in questo momento. Non ti preoccupare, perché si può sempre trovare peggio. Guarda per esempio quello che è successo a Dylan Ross, un ragazzo che si trovava sul ponte di Tarcoles in Costa Rica, un luogo turistico molto famoso per i suoi coccodrilli. Scoprendo gli animali, ha deciso di filmarli, eccetto che a un certo punto lascerà purtroppo sfuggire il suo telefono, che cadrà direttamente nella fossa dei coccodrilli. Un momento terribile per il ragazzo che, visto la sua faccia decomposta, lascia credere che ha perso la metà della sua vita in questo telefono. Colui che lo ha filmato non ha potuto fare a meno di ridere, tanto che la situazione era disperata. Quindi rilassati e prendi la vita dal lato positivo. Hai ancora il tuo vecchio telefono tra le mani. Potrai sempre utilizzarlo il tempo che tu faccia risparmi, mentre Dylan Ross deve comprarne uno nuovo e subito. Quest'uomo sulla moto stava circolando su una strada in India quando vede una mendicante sul ciglio della strada. Si ferma e decide di darle qualche soldo. Quando tira fuori il suo portafoglio e sta per togliere una banconota, un uomo esce fuori dal nulla, gli ruba il suo portafoglio e se ne va correndo. Meccanicamente l'uomo scende allora dalla sua moto e inizia a correre dietro di lui. La mendicante, che non lo era, è risultata essere una ladra, ha a sua volta colto l'occasione per prendere la moto e andarsene con essa. La cosa peggiore è che dopo questo l'uomo ha tirato fuori il suo telefono per chiamare la polizia e i due ladri sono arrivati per andare dietro di lui e strappargli il suo telefono dalle mani. Il pover'uomo si è ritrovato privato del suo portafoglio, del suo telefono e della sua moto in un battibaleno. I due ladri, che erano in combutta, avevano metodicamente preparato il colpo. Lui voleva fare una buona azione e si è ritrovato senza niente. La ragazza che vedi qui, la quale tiene in mano un grande sacchetto della spazzatura, era in cerca di un cassonetto per liberarsene. Quando ne trovò uno, fu delusa nel rendersi conto che era ben troppo alto per poter lanciare il sacchetto. Allora ebbe l'idea di lanciare il sacchetto dal basso. Ha iniziato a lanciarlo da destra a sinistra per fare in modo che il peso del sacchetto potesse dirigere quest'ultimo nel cassonetto, ma quando volle lanciarlo, il sacchetto si è improvvisamente rotto e tutti i rifiuti sono finiti per terra. Ora la poverina dovrà raccogliere tutto a mani nude. Questo impiegato del supermercato è andato al lavoro questa mattina pensando che avrebbe trascorso una giornata normale. Innanzitutto doveva iniziare con il piazzare le bottiglie di alcol sul loro immenso reparto. Allora ha cominciato a lavorare, ma l'uomo ha verosimilmente riempito troppo gli scaffali del reparto, cosa che ha fatto in modo che quest'ultimo non ha potuto resistere e ha improvvisamente deciso di crollare su di lui. Lo avrei capito, le bottiglie non hanno resistito e sono finite esplose al suolo. Qualcosa mi fa pensare che questo impiegato non sia rimasto a lungo in questo supermercato.
Il fabbro che vedi ora stava saldando una sbarra a un'altra per creare una specie di supporto di sicurezza. Allora, per assicurarsi di fare bene il suo lavoro, ha piazzato la testa dietro la sbarra verticale, poi ha piazzato perpendicolarmente l'altra sbarra di ferro per saldarla, eccetto che l'ha messa sotto al suo mento, cosa che ha fatto in modo che la sua testa si fosse ritrovata intrappolata tra le due sbarre. L'uomo pensava ovviamente che avrebbe avuto abbastanza spazio per togliere la sua testa, ma si è reso conto del suo errore solo dopo aver finito il suo lavoro. Allora ha tentato di togliersi, ma era impossibile. La cosa peggiore è quella che non poteva dissaldare le sbarre e che non poteva uscire dal suo guaio se nessuno fosse andato in suo soccorso. Un momento esilarante per gli altri, ovviamente, ma lui si sarà probabilmente sentito molto male. Non preoccuparti, è stato liberato sicuramente da uno dei suoi colleghi. In Marocco, una delle tradizioni di nozze è quella che lo sposo o la sposa venga portato su una specie di trono da un gruppo di uomini di cui il mestiere è quello di cantare e ballare per creare l'atmosfera. In principio, questi uomini sanno benissimo fare questo e va tutto bene. Questo sposo, invece, si stava facendo acclamare dagli invitati e stava per salire sul suo piccolo trono. Pensava che fosse il più bel giorno della sua vita, che fosse la star della serata, finché accadde l'impensabile. Mentre lo facevano volare in aria e gli uomini stavano facendo la loro coreografia abituale, lo sposo ha finito per cadere a terra dopo che i ballerini hanno perso la loro sincronia. Il poverino avrà sicuramente finito con una brutta ferita, perché qui si parla di 2 metri di caduta libera. Lo stesso per questa giovane sposa, che ha vissuto esattamente la stessa cosa. Per la donna è ancora peggio, visto che indossa su di sé tonnellate di gioielli e che deve rifare la sua pettinatura e il trucco, senza parlare dell'imbarazzo che avranno subito davanti alle centinaia di invitati. Chi ha parlato del più bel giorno della loro vita? Questo attore era sul palco mentre interpretava uno dei suoi numeri, davanti a una platea di migliaia di spettatori. A un certo punto decide di togliere il suo abito in una frazione di secondo, ma siccome quel giorno non era decisamente il suo giorno, l'abito ha deciso di non seguire. Il costume non ha voluto togliersi, cosa che ha fatto in modo che l'attore si sia ritrovato intrappolato nell'abito. Peggio ancora, siccome ha tentato a più riprese di toglierlo di nuovo, provando tutte le manovre possibili, riesce finalmente a toglierlo, eccetto che questo lo pagherà un po' a caro prezzo. Questo era il clown dello spettacolo. Il tutto ha creato un caos totale sul palco. Sono sicuro che avrà vissuto uno dei peggiori imbarazzi della sua vita, ma infine sarà comunque riuscito a far ridere il pubblico, ed è la cosa principale. Questo ragazzo era disteso a terra davanti al tubo di scarico dell'auto di un amico, voleva aiutare quest'ultimo a riparare la sua auto, eccetto che quando si designa se stessi meccanico della domenica si finisce sempre per sporcarsi, ed è proprio quello che è successo al nostro amico. L'uomo aveva chiesto che si premesse sull'acceleratore mentre lui, straccio in mano, doveva tentare di stappare il tubo di scarico. Allora, quando si è premuto sull'acceleratore, pensando che avrebbe ricevuto nelle sue mani quello che il tubo di scarico racchiudeva, un fumo nero immenso è uscito bruscamente ed è finito sul suo viso, ricoprendo completamente la sua testa. Il povero uomo ha finito con la testa macchiata di polvere grassa e nera, a tal punto che non si vedevano più i suoi tratti. Una scena assolutamente esilarante, che ha lasciato tutti morire dal ridere, mentre l'uomo non ha avuto altra scelta che ridere anche lui per il suo destino e usare tutto quello che gli rimaneva ancora di pulito, i suoi denti. Allora, hai trascorso una giornata più sporca della sua? Ne dubito fortemente. Sei appena tornato a casa dal lavoro, hai appena trascorso una brutta giornata, entra un capo un po' troppo arrabbiato, delle fatture da pagare, dei clienti scontenti e l'attesa interminabile della metro, o qualcosa per ridisegnare il sorriso sulle tue labbra. Guarda questa sequenza. Mentre passeggiava per strada, tenendo in mano il suo telefono, questa ragazza è inciampata su un tombino e vi ha fatto cadere il suo mazzo di chiavi. Cosa avresti fatto al suo posto? Avresti tirato dritto e chiamato un fabbro subito dopo per far sì che si rimettesse una nuova serratura, o avresti tentato di andare a recuperare le chiavi? È appunto quello che ha deciso di fare la ragazza, anche a costo di sporcare il suo bell'abito bianco. E credimi, sporcarsi i piedi non piace a nessuno, inutile dirti che non era un momento di piacere. Alla fine ha potuto scendere e recuperare il suo mazzo di chiavi, togliendo la gabbia e penetrando lei stessa nella fogna. Ti disgusta? È un po' normale, ma ora non lamentarti nell'aver trascorso una brutta giornata, perché c'è chi si è davvero sporcato prima di tornare a casa. Tu almeno sei pulito nel tuo pigiama. Cattivo umore? Un bel sonnellino e ti passerà. Allora, cosa ne pensi di queste sequenze esilaranti? È successo anche a te di trascorrere una brutta giornata? Diccelo nei commenti. Ecco 2 video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!